sono le battute finali, i lavori del CAL che sta predisponendo una proposta di riordino delle province abruzzesi. Nelle scorse settimane è emersa un'ipotesi lanciata dal consigliere regionale Emilio Nasuti per la creazione di un comune unico Chieti-Pescara che accorpi anche gli attuali comuni di Montesilvano, Francavilla, San Giovanni Teatino e Spoltura. Una proposta accolta all'inizio con un po' di scetticismo che però oggi sta riscuotendo molto interesse. Ma credo che fondamentalmente si percepisca la volontà di andare verso quella che è la rivisitazione della spesa. Non ci appassiona il fatto di mantenere i campanili, soprattutto ci appassiona il fatto di riorganizzare la macchina amministrativa. Quello che poteva apparire come uno scardinamento della logica di salvaguardare le singole municipalità oggi diventa un'esigenza da parte anche degli stessi sindaci, perché oggi amministrare senza risorse e con quadruplicazioni di uffici sui territori diventa assai faticoso. Lo diventa per gli uffici, lo diventa per la manutenzione delle strade, lo diventa per i tribunali, lo diventa un po' per tutto. Allora vedo che trovo un consenso unanime rispetto alla riorganizzazione della macchina amministrativa. Tra l'altro è una richiesta che ci viene dalla base, cioè dai cittadini. I cittadini interessa mantenere il nome del proprio paese, della propria città, ma interessa anche risparmiare e non pagare le tasse. Come può affrontare la politica questo tema? Solo mettendosi d'accordo, sedendosi intorno a un tavolo, magari evidenziando quali sono le proprie peculiarità, ma trovando una sintesi che è quella del risparmio. In questo ci stiamo lavorando, mi auguro che il CAL nelle ultime battute possa arrivare a questa conclusione, me lo auguro soprattutto per i cittadini sono esausti e hanno bisogno di segnali di discontinuità, credo che la politica seria debba dare questa risposta.